Dimesso l'ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Piacenza, ora il reparto è libero dal Covid. Oggi nel Piacentino nessun decesso e 6 nuovi contagiati individuati grazie allo screening. Sabato mattina al campo Daturi, messa in suffragio di tutte le vittime. Si avvicina la festa della patrono Sant'Antonino del 4 luglio. Il comune sta predisponendo un piano per la fiera commerciale. La settimana prossima sarà decisiva. Il sindaco Patrizia Barbieri si farà solo se sarà in sicurezza. Continua il processo all'ex parroco di San Giuseppe Operaio, don Stefano Segalini. 30 i testimoni che saranno chiamati a deporre. Chiuse intanto le indagini sui presunti maltrattamenti all'asilo di San Polo. 4 gli indagati.